Ragazzi, adesso vi spiegherò come si fa un'ondulazione corporea tramite la bilancia impedenziometrica che si chiama Danita. Allora, quello che vi serve è questa, una pedana bioimpedenziometrica della Danita, la potete trovare su Amazon e poi vi metterò il link nella descrizione. Quindi entrerete con l'ospite, la persona che avete invitato a fare la valutazione. Vi siederete e la prima cosa che farete è compilare la parte qui in alto. Nome e cognome della persona, altezza e peso. No, età. Altezza ed età. Dopodiché chiedete alla persona di togliere scarpe e calzini, lo mettete sulla misurazione. Una volta che avete preso nome, cognome, altezza ed età, gli chiedete di togliere scarpe e calzini e di salire sulla bilancia. Una volta vi spiego come funziona questa qua. Prima di salire sulla bilancia bisogna accenderla. Premendo sul tasto on, la bilancia si accende. C'ha qualche secondo, dopodiché si azzera, la persona può salire. Una volta salita, la bilancia fa un bip. Quando fa bip vuol dire che è pronta. Si può sfilare la maniglia, metterla in mano alla persona, che deve stare distante, deve mettere le mani come se fosse su una moto e le braccia più distanti possibili dal petto. Dopodiché si preme il tasto guest, che vuol dire ospite, farà i suoi test e dopodiché darà i risultati. Prendete i risultati, vanno inseriti in queste caselle qui, nella prima linea, con la data della valutazione. Dopodiché vanno spiegati quali sono i parametri che sono usciti, i valori vanno spiegati e si inizia leggendo da qua, anzi si inizia leggendo da qua, si spiega il peso ideale, qual è l'obiettivo a livello di grasso corporeo, leggendo si vanno a determinare quali sono i valori obiettivi che vanno scritti qua, sotto l'ultima casella, quindi qual è il peso ideale, qual è la massa muscolare che dovrebbe avere questa persona, come migliorare, quale sarebbe l'idratazione ottimale, eccetera, eccetera. Un'unica indicazione è che maggiore l'idratazione, maggiore la precisione della bilancia, quindi se l'idratazione viene un pochetto più bassa rispetto a una misurazione precedente, i valori tenderanno ad essere un po' più brutti, nel senso aumenta il grasso corporeo, diminuisce la massa muscolare e si abbassa ovviamente l'idratazione. Questo è comunque un feedback che la persona non sta bevendo abbastanza e che comunque nonostante l'idratazione le cose possono migliorare, quindi è anche buono così. Ovviamente fatta la misurazione e spiegati i parametri, dopo c'è la buca di presentazione della colazione equilibrata. L'appuntamento deve durare massimo un'ora dopo di questo si parla un po' di più del meno, si fa un po', si capisce qual è l'obiettivo della persona, eccetera, eccetera. Per tutte le altre informazioni potete scrivermi in privato e così cercherò anche di migliorare questo video.